Bene, ciao a tutti e benvenuti a questo webinar dedicato alle pulizie, degli appartamenti. Nasce da un'idea di Ludovica dell'azienda Made for a Day, che è un'azienda di pulizia di appartamenti turistici. Poi magari se sbaglio mi correggi, Ludovica. Ci siamo conosciuti velocemente al TTG, se non sbaglio, Sì, confermo. e Ludovica mi ha subito fatto, cioè mi ha fatto una bella impressione perché l'approccio alle pulizie che sembra avere si avvicina molto di più a quello che secondo me dovrebbe essere, cioè non il grande approccio, l'approccio di grandi aziende che vogliono fare grandi numeri e devono pulire tanti appartamenti, mandano gente a caso senza nessuna formazione. E fanno la guerra sul prezzo e poi come risultato hanno quello di far scendere le recensioni ai proprietari, insomma. E io dicevo, Ludovica, secondo me chi in questo mercato riesce a risolvere il problema delle pulizie, cioè delegare le pulizie a un'azienda, ma sapere che sono fatte bene, ha in mano mezzo mercato, pratica. Chiaramente è un lavoro molto difficile da scalare. E l'approccio di Ludovica, se ho capito bene, come diceva, è molto più sulla formazione delle persone, molto di più sulla controllo qualità, eccetera. Poi non ho mai usato i suoi servizi, per cui non posso dire altro, insomma. Però mi è piaciuta l'idea. E poi mi ha contattato qualche giorno fa dicendo perché non facciamo un webinar sulla pulizia e la disinfezione in questa, diciamo, congiuntura dove c'è un problema in più, cioè il problema c'è un rumore, c'è un problema in più che è un problema di sanità proprio, insomma, se hai pulito male ti becchi anche il virus, insomma. E basta, questa è un po' la mia introduzione. Scusate perché non sono a casa mia, anzi, volevo dirvi questa cosa, l'ho detta prima Ludovica. Il mio amico canadese stamattina è partito di colpo per il Canada perché ha preso paura con Trump che ha chiuso i voli e mi ha dato in mano l'appartamento. È un appartamento dove lui ha abitato, io non so se lui sia infetto, spero di no, però sono terrorizzato da tutto perché se il virus è sulle superfici me lo becco. Quindi mi sto lavando le mani ogni volta perché non spero di essere in grado di non toccarmi il viso e quindi sono esattamente nella situazione del turista che va in un appartamento. Quando è finito il problema del coronavirus, ma siamo ancora scioccati, abbiamo la fobia a quel punto là. Quindi io poter entrare in un appartamento tra un mese, due, tre, cinque, sei, quando questa cosa finisce, se non ho la garanzia che è pulito bene, io giuro vado sclero, ok? Magari mi sono perso, non ho beccato c'è un rumore, non so cosa sia, spero che stiano lavorando, si stanno lavorando, non è qualcuno che bussa. Eh sì, quindi cade proprio a fagiolo perché sono anche nella situazione psicologica di essere in un appartamento dove non so se è pulito, cioè sicuramente non lo è perché lui era qua da solo, è un uomo, quindi ho poca fiducia che sia pulito. E niente, quindi grazie Ludovica per aver avuto questa idea, credo che sia un modo anche per cominciare a guardare al di là in maniera positiva. Lo stiamo facendo da ormai quanti giorni, più di 10 giorni, 2 settimane, alle macerie della nostra, diciamo, situazione e possiamo guardare al di là, quello che possiamo costruire, come possiamo migliorare, la nostra vita, il nostro lavoro, quando ci risolleveremo, insomma, quando avremo risolto il problema. Quindi un'occasione per uscire da questo con delle procedure, dei sistemi, delle collaborazioni e portare sul mercato appartamenti molto più puliti, addirittura disinfettati. Prima di lasciarti la parola, volevo segnalare che questo webinar è parte di un progetto di Trips che si chiama Host Action List, ecco ve lo linko, che praticamente, vediamo se parte il link, perfetto, è il tentativo di cominciare da subito a trovare soluzioni al problema e di appunto guardare in positivo, cioè di fare delle cose concrete da subito. Ci sono nel link che vi ho messo, ci sono delle cose interessanti. Potete anche voi contribuire, è un documento aperto a tutti, collaborativo, quindi vi invito se avete idee,
su cosa combinare per tirare avanti, vi invito a contribuire al documento. Vi metto anche il link del sito di Ludovica, Made for a Day. Vi ricordo velocemente che domani, mi pare, abbiamo un altro webinar dedicato a appartamenti messi a disposizione di smart worker. In maniera molto breve, chi oggi è a casa con i bimbi e deve lavorare da casa, ma sta già sclerando, che cerca appartamenti o stanze d'albergo per andarci a lavorare. Vi confermo che non è una mia, diciamo, una cosa che mi sono sognato. Già ieri ho visto una persona che ha fatto questa richiesta, cercava un appartamento e ha contattato un host per prenotarlo a Milano per andarci a lavorare. E basta. Ok, allora siamo in 27, benissimo, grazie a tutti di essere qua. Ludovica, io ti lascio la parola, dici cosa fare, dici come pulire adesso e anche in futuro. Prendiamo dalle tue labbra. Vai. Va bene, grazie mille a tutti di essere qui ad ascoltarmi. Come diceva Luca, in realtà Made nasce principalmente da un'esigenza nata da viaggiatrice e dalla passione per quello che sono le pulizie. Quindi il concetto è sempre quello di un'attenzione maggiore al fine di poter tutelare sia l'ospite, sia quello che è il nostro lavoro, perché sempre più gli affitti brevi porteranno guadagni solo se si riusciranno a seguire determinate procedure per avere ottime recensioni. Tra quelle, una delle più importanti è la pulizia. Nel webinar di oggi, quello che avevo pensato di fare era partire dai virus e cos'è il coronavirus per descriverlo brevemente, e poi andare a parlare di quali sono quei materiali che mantengono più a lungo o meno sulle superfici, quindi i virus, per poi seguire tutta quella che è la parte di procedure di pulizia, prodotti che servono e prodotti che in realtà possono non servire, quindi si spendono soldi inutilmente per questo, e finire con un breve punto su quello che è anche la biancheria. Quindi partendo da questo, ciò che in questi giorni sta succedendo è appunto che noi siamo fermi per il Covid-19. Il Covid-19 di base fa parte del ceppo dei coronavirus e appunto, come tutti ben ormai sappiamo purtroppo, può avere sintomi leggeri o portare a sintomi molto più severi. Quello che oggi ci dicono è che il contatto di base avviene attraverso il contatto con le goccioline di respiro, e dobbiamo seguire N procedure che ci hanno spiegato più e più volte per poter evitare il contagio. Ma la domanda clou che tutti noi ci facciamo è quanto questo virus può sopravvivere sulle superfici. In realtà a oggi noi abbiamo una ricerca fatta da uno studio scientifico che raccoglie diversi studi fatti in precedenza, perché il nuovo Covid-19 è nuovo e non, diciamo, non ci sono le informazioni necessarie, ma possiamo arrivare a capire quanto mediamente questo virus può sopravvivere sulle superfici. Quindi hanno preso tre ceppi di coronavirus, tre che possono attaccare l'uomo e altri tre solo per gli animali, e ne è venuto fuori che i virus, il ceppo coronavirus può vivere fino a 9 giorni su alcune superfici, ma diciamo che non tutti i virus vivono così a lungo. Ossia, ad esempio, il ceppo MERS aveva una persistenza di 48 ore, ma su
un determinato materiale, ossia l'acciaio, mentre la SARS poteva resistere 9 giorni di resistenza massima sulla plastica. Questi studi però sono stati fatti in ambiente di laboratorio, quindi in realtà si può dire che mediamente il virus potrebbe sopravvivere meno di 9 giorni e che man mano che passano ore e giorni questo virus possa essere sempre meno potente. Un altro dato molto importante è quello che non sono stati trovati dei dati che dicano che dalle mani si può essere contagiati. Questo non toglie che è necessario seguire le buone procedure di igiene, che sono quelle di lavarsi spesso e molto bene, anche solo col semplice sapone, le mani. Quindi continuiamo a mantenere il fatto che diventa molto difficile essere contagiati tramite toccare i materiali, ma mi sento di dire facciamo comunque attenzione, perché alla fine oggi siamo in una situazione molto pericolosa. Quindi, perché, scusa se ti interrompo, Ludovica, perché dici molto difficile quando più o meno sembra che rimangano parecchi giorni sulle superfici? Perché allora, ci sono, ma non è facile beccarli? Allora, in ambiente da laboratorio, la SARS, che è quella che è risultata essere maggiormente resistente, poteva sopravvivere 9 giorni. Nell'ambiente comune, l'umidità, le temperature che cambiano, eccetera, portano il virus a essere molto meno pericoloso già a distanza di 2 ore. Ciò, ripeto, non toglie il fatto che uno dipende dai materiali e due, lavarsi le mani è sempre una cosa necessaria. Diciamo che però a livello di contagio non è così pericoloso toccare, diciamo, delle superfici che possono avere dei virus sopra. E posso chiederti anche, tu ci dai le fonti poi in questi materiali? Assolutamente sì, l'avevo forse anche scritta qua. Allora, la rivista scientifica Healthcare Infection Society ha fatto questa ricerca, quindi ha raccolto 22 studi fatti durante gli ultimi 5 anni. Allora, però ci tengo a dire che qualsiasi studio che abbiamo noi oggi, il 12 marzo, o di quando è lo studio, su questo specifico virus non è definitivo. No, quindi sono tutte altri ceppi, quindi prendiamo appunto dal fatto che la SARS, che era quella più aggressiva e resistente, dava 9 giorni. Sì, esatto. Questo quindi io direi, visto che non siamo insomma scienziati, ma alla fine diamo per scontato che il virus dobbiamo toglierlo, anche se poi viene fuori tra 2 anni che resisteva 20 minuti, noi lo dobbiamo togliere, poi si vedrà. E tra l'altro ne approfitto per mettere un link anch'io di un podcast di ieri di uno scienziato americano che dà altri, in inglese, dà altri, diciamo, un'altra interpretazione. Per esempio lui dice, da quanto sappiamo noi, anche lavarsi le mani aiuta fino a un certo punto, perché il problema è proprio, come accennavi all'inizio, è la respirazione, cioè ce lo becchiamo veramente dall'aria o dalle persone davanti a noi. E io sto seguendo questa cosa da molto tempo, da metà gennaio, e ti dico, sta cambiando continuamente, tutti questi studi cambiano continuamente, quindi consiglierei a tutti di non cercare lo studio che ci dice, ah ok, guarda, quello studio dice che dura mezz'ora, quindi non pulisco bene, perché qua si rischia di far morti proprio. Dobbiamo interpretare nel modo più pessimista possibile. E quindi 9 giorni, perfetto, 9 giorni. Quello è il più, se questo è il peggiore, 9 giorni. Pulizia totale, altrimenti lasciamoli chiusi questi appartamenti. Questo è il mio consiglio, insomma. Perché l'ho visto proprio evolvere, ho visto evolvere anche gli studi, e però sono tutti studi non conclusivi. Questo è importante da ricordare, ok?
Sì, tanto è vero che anche qui finisco la precisazione dicendo che gli studi sono stati fatti in laboratorio, ma l'appunto è quello che la sopravvivenza dipende anche dal grado di umidità degli ambienti e dal materiale organico presente. Quindi, ad esempio, su una tavola della cucina dove si è mangiato, eccetera, e non si tolgono i residui di questo, il materiale organico permette al virus di vivere più a lungo, quindi ovviamente è necessario avere la massima accortezza e attenzione su quello che è la detersione e la disinfezione di tutti gli ambienti. Quindi, in generale, raccogliendo tutte queste analisi, da una parte mi sento di dire che dobbiamo assolutamente fare attenzione, al lavaggio delle mani, eccetera, per essere professionali e per comunque sia poter ospitare in modo professionale gli ospiti, noi dobbiamo pulire gli appartamenti con un determinato criterio, ma ad oggi tutte le agenzie, l'OMS, eccetera, dicono che questo virus principalmente si viene contagiati con le particelle e la respirazione. Ciò non toglie che bisogna pulire bene gli appartamenti. Sì, torno indietro per cortesia sulla slide precedente. C'è una frase. Non c'è alcuna evidenza diretta che si possa contrarre il virus attraverso oggetti infettati. Giusto, però bisogna dire alle persone come leggere queste cose, secondo me, perché il rischio è che leggano non c'è evidenza diretta, per cui non è così. Ok? E lo fanno questo errore in tante persone, in particolare in situazioni come questa, nella quale vorresti veramente che il virus non fosse così facile da diffondersi. Quando uno scienziato ti dice non c'è evidenza diretta, non sta dicendo che c'è l'evidenza contraria. Okay? E non lo dico a te, Ludovico, ovviamente, lo sto dicendo in generale, per un principio di massima precauzione. Quando uno scienziato ti dice che questo virus poco conosciuto, non c'è evidenza diretta sulla questione, sta dicendo che non hanno trovato l'evidenza, ma non che non c'è, quindi potrebbero trovarla domani mattina. Okay? E quando sentiremo dire è stato provato che non sta sulle superfici, non ci si può infettare sulle superfici, allora va bene, allora vuol dire che non c'è il rischio. Ad oggi il rischio c'è, questo volevo specificare, insomma, perché una cosa che mi sono reso conto, della quale mi sono reso conto in questi mesi è che l'approccio alla scienza che abbiamo, cioè non leggiamo bene le risposte della scienza. Crediamo sempre che la scienza abbia un sì e un no, e invece il 90% è un forse. Sul coronavirus è tutto forse al momento, praticamente tutto un forse. Vai, scusami, ti No, interrompo, ma. no, no, ti ringrazio, non vorrei sembrare leggera, nel senso No, che. assolutamente, lo dico perché so come poi viene interpretata la cosa, eh? Tu sei correttissima. Quindi, a questo punto, quello che noi dobbiamo fare è, per quanto sporca possa diventare una cosa, noi possiamo sempre dargli una buona ripulita. Diciamo che il focus, fatta diciamo un'introduzione sul coronavirus, ma su tutti i virus e i batteri che noi abbiamo negli appartamenti, è che finito questo momento duro di chiusura, eccetera, sono convinta che ci sia uno, l'opportunità di rendere molto più professionale il nostro settore dove noi abbiamo case affittate a magari basse cifre, eccetera, che quindi penalizzano invece il mercato di chi lo fa con serietà e professionalità. E sicuramente sempre più l'attenzione sarà data a quello che è l'igiene negli appartamenti. E questo è il momento quindi di capire come poter preparare e pulire le case per i prossimi ospiti in entrata. Quindi assolutamente focus su quello che è igiene e pulizia domestica. Per prima cosa, noi di Made abbiamo fatto un manuale molto più rimpompato, eccetera, che oggi sono qui a cercare di riassumere nel più breve tempo possibile. Ma soprattutto oggi, con il rischio di contagio
tramite vie respiratorie, la prima cosa che noi dobbiamo fare quando entriamo in un appartamento è quello di aprire le finestre e permettere all'aria di circolare in modo tale da ridurre al minimo il rischio di contagio su questo virus, ma anche su molti altri virus, anche la banale influenza. Mettersi guanti e cambiare le scarpe. Questo perché? Perché comunque sia tuteliamo il nostro appartamento sia durante la pulizia e noi con le scarpe camminiamo, pestiamo la strada, eccetera. Quindi è sempre ottima cosa o utilizzare dei coprescarpe durante le pulizie o cambiare direttamente e mettersi le ciabatte o quello che sia in casa in modo tale che sia pulito. Ti interrompo ancora, scusami, così diventa anche un po' più interattiva, abbia pazienza se Sì, non ti faccio finire. figurati. E Alessandro giustamente dice, tornando al discorso di prima, si vedono immagini di cinesi che igienizzano le metropolitane e le strade, idem i coreani e altri. Esatto, quindi cioè, consideriamo che le superfici infettate sono pericolose, chiuso. Al di là degli studi, perché se lo fanno anche loro, o lo fanno per finta o perché c'è almeno un certo livello di rischio, insomma, e queste sono le strade dove non è che ti siedi o cioè, ci passi. Quindi questo è per confermare quello che dicevo. Conviene fare finta che sia confermato che qualsiasi superficie sia pericolosa. E poi sulle scarpe. Io sarei ancora un po' più estremo, direi, non esiste che entri in casa con le scarpe che vengono da fuori, perché puoi pulirlo quanto vuoi, ma se poi passi con le scarpe mi stai portando dentro potenziali patogeni, comunque sporcizia. Sei d'accordo su questo? Cioè non metterla come opzione o dire sarebbe meglio, ma dire dovete, cioè una persona che pulisce un appartamento non può stare con le scarpe che ha usato fuori, non esiste Ah, no, no, proprio. no, assolutamente. Quello dicevo. Quando si entra nell'appartamento bisogna cambiare le scarpe o mettere i Ok. coprescarpe Un in po' modo di scarpe. tale che non ci sia, e mettersi i guanti. Proprio perché, come dicevamo, il contatto con le superfici infette è da evitare in ogni caso. Da dove si parte? Si parte o dal bagno o dalla cucina. Noi partiamo dal bagno come procedura per poi terminare con la camera da letto. Questo perché? Perché la camera da letto, che è il posto dove dormiamo e quindi il più delicato, deve essere l'ultimo a essere pulito in modo tale che tutto lo spostamento di polvere e la detersione degli altri ambienti sia già stata effettuata. Questo è un piccolo, diciamo, menu di quello che tutti gli appartamenti dovrebbero avere come kit per pulizie. Ossia, partiamo dalla sicurezza, perché è una cosa molto trascurata, ma che invece, diciamo, deve essere messa al primo posto. Sia che puliate voi l'appartamento, sia che lo pulisca qualcuno per voi. Quindi guanti, coprescarpe e la mascherina. Perché la mascherina, nel caso si mischino alcol e candeggina assieme, comunque sono dei prodotti che tendono a evaporare. Quindi conviene sempre avere una mascherina. Mascherina, Ludovica, però. Cioè una semplice mascherina, diciamo, non quelle. Adesso mi viene l'F4, l'FS, aiutatemi anche voi perché adesso non mi ricordo che è quella che adesso viene consigliata per il virus. Ah, la N95, cioè quelle, no, non quelle da chirurgo, quindi che No, sono no, no, però ventilabili, almeno sì, quelle quelle da normali, lavoro, insomma. Ok. diciamo, più basiche, in modo tale che. No, non ho capito, quelle più normali, più basiche? Magari poi se ce lo dice anche dopo, che credo che sia importante. Lo cerco perché non sono io l'addetta ai lavori Grazie, specifica, insomma. ma ve lo faccio sapere. Benissimo, grazie. Proprio perché ci sono delle sostanze che se mischiate o comunque già solo l'alcol che tende a evaporare può danneggiare la salute. Per pulire cosa serve? Allora, poi dopo faccio la distinzione e lo spiego meglio, ma noi possiamo igienizzare, che vuol dire togliere tutto lo sporco dalle
superfici, ossia io ho un tavolo sporco, lo igienizzo togliendo il materiale che c'è sopra. Mi viene disinfestare, adesso mi hai confuso Ti ho tutto. fregato. Oppure, oh mio Dio, mi sono incriccata. Disinfestare, Disinfettare. grazie, che vuol dire oltre che togliere lo sporco, uccidere tutti i batteri e virus che ci sono sui materiali. Quindi noi dobbiamo disinfettare gli ambienti, non solo igienizzarli. Quindi alcol, candeggina servono per disinfettare. Lo sgrassatore, il sapone per i piatti, l'anticalcare, il pulivetro ci servono invece per igienizzare, ossia togliere lo sporco. E questi comunque ci aiutano. Quali sono poi i materiali per pulire? Sacchetti per la differenziata, i sacchetti del bagno che sono diversi, uno spazzolino perché nella doccia è necessario passare sulle giunture della doccia, eccetera, lo spazzolino in modo tale da togliere tutti i residui ed evitare che si formi quella muffetta che a volte si vede in alcune case. La paglietta a supporto dello spazzolino se non serve. Allora, si può usare alcol di aceto al posto di sgrassatore anticalcare chimici? Allora, l'aceto e il bicarbonato sono un ottimo prodotto per igienizzare. In realtà solo l'alcol che oggi consigliano perché non è nient'altro che l'etanolo, quindi quando parlano di abbattere il virus con l'etanolo al 75% si parla di alcol. L'alcol e la candeggina sono invece prodotti che servono per disinfettare. Allora, aspetta che però tu mi chiedi al posto di sgrassatori anticalcare chimici? Sì, quindi la risposta è aceto e bicarbonato possono essere utilizzati come anticalcare. L'alcol in realtà non è un anticalcare, ti lucida la rubinetteria dopo se lo asciughi. Pulivetri in realtà invece non serve per togliere il calcare, quindi lo sprecheresti solo, meglio l'aceto. Allora, continuo, scusatemi. Quindi, panno in microfibra, panno multiuso, straccio pavimenti. Vi prego, non usate i mochi. I mochi sono la cosa che trasporta in modo più facile tutto lo sporo da una parte all'altra. È molto più igienico utilizzare uno spazzolone e uno straccio in modo tale che si possa poi lavare, mettere in candeggina e anche quello lo igienizzate. Altra cosa molto importante è l'aspirapolvere funzionante. Non so se vi è mai capitato, ma sempre più oggi noi riceviamo delle richieste di mi raccomando, sono allergico alla polvere, pulire bene. Quindi un aspirapolvere funzionante è un investimento che comunque nel tempo premierà tutti. Posso intervenire un secondo? Allora, una cosa sul mocio, un piccolo episodio di qualche anno fa in Australia. Un mio amico era in una pizzeria di Melbourne e puliva per terra col mocio e il proprietario gli ha detto: adesso pulisci anche il forno. Fa come? Col mocio. E quindi gli ha fatto pulire il forno col mocio. E questo perché, insomma, per capire che ci sono dei livelli di pulizia veramente diversi a seconda della situazione. E aspirapolvere funzionante, qui mia moglie ci tiene parecchio, nel senso che no, tu mandi una persona a pulire e gli dai l'aspirapolvere da 50 euro, te lo dovrebbe tirare in testa, perché cambia, fai un sacco di fatica in più e non hai gli stessi risultati. Quindi bisogna investire nell'aspirapolvere, bisogna investire nelle pulizie. Una cosa che io non sopporto più in questo mercato è che le persone che fanno le pulizie sono trattate come l'ultima ruota del carro. Sono le persone più importanti, perché la pulizia non è una cosa che può andare storta come può andare storto un check-in o una prenotazione. La pulizia è la base, ok? Quindi quando tu, se io fossi una signora che fa le pulizie, un signore che fa le pulizie, e magari tra un po' le farò, visto come vanno le cose economicamente per tutti, se tu mi fai venire a vedere l'appartamento e non hai un aspirapolvere serio, ma io me ne vado via. Non so se sei d'accordo, è come dire, un indizio, un segnale molto importante. Ma infatti, come vedi, ho scritto aspirapolvere funzionante.
Simone ha scritto. Ma tu scusami, cosa fai? Vai negli appartamenti e usi quello che c'è, ovviamente, non è che si porti via il tuo brandizzato. Hai Noi... degli standard minimi di aspirapolvere per prendere certi appartamenti o no? Allora, in realtà noi non richiediamo nessun tipo di modello o di marca, eccetera, ma tanto nel momento della fine delle pulizie, una delle procedure che noi chiediamo, noi abbiamo un'app dove tutte le maid devono compilare e mettere le foto di quello che hanno fatto secondo delle richieste nostre, in modo tale da controllare, garantire e verificare anche poi successivamente che effettivamente l'appartamento sia stato pulito. Perché anche lì non so se vi è mai capitato ospiti che chiedono refund per cose che non esistono. E una di queste procedure è quella di pulire sempre a fine dell'intervento le aspirapolveri. Quindi noi tutte le volte le controlliamo. Nel momento in cui non aspirano, chiediamo per forza che vengano cambiate perché non si può pulire con la scopa e la paletta. Ok. C'è un paio di domande per te, sai? Allora, quante volte ho visto negli alberghi delle... Ecco, bravissimo Alessandro. No, assolutamente. Allora, anche qui, noi per ogni casa chiediamo le loro spugne, poi per carità, noi abbiamo nel kit delle spugne di emergenza, ma bisogna fare molta attenzione perché ci va una spugna per la cucina, una spugna per il bagno, assolutamente non devono essere mischiate. Il meglio è utilizzare per ogni casa la propria spugna in modo tale da non mischiare e fare pasticci. Si intende con filo? No, filtro EPA. Allora, in realtà, se posso parlando anche di marca, ovviamente Dyson è la migliore aspirapolvere del Stavo mondo, è per la dire, migliore amica. Dyson è un altro livello, costa 400, 500, 600 euro, ma è un'altra cosa. Sì, scusa, vai. No, 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 niente. Folletto dove, anche il folletto assolutamente funziona. L'unica cosa forse del folletto, ripeto, parlo se non avete un controllo sulla risorsa che vi pulisce, poi qual è il rischio? È che non vi cambi il sacchetto e quindi siete punto a capo. Avere un aspirapolvere che si può utilizzare senza dover cambiare il filtro ha la garanzia che se loro a tutta fine degli interventi ve lo puliscono, siete a posto perché sapete che quantomeno è pulito e oltretutto non si rompe, perché Sì, poi perché il Dyson, correggimi se sbaglio, ha un contenitore che si riempie, è trasparente e lo devi svuotare, ovviamente. assolutamente sì. Allora, io ho in bagno una spugna per i WC, solo un'altra per il resto del bagno. Allora, sì, in realtà il consiglio che vi do sul bagno è quello di utilizzare, perché così igienizzate anche lo scopino del WC, perché per pulire bene bisognerebbe mettere all'interno del WC lo scopino, mettere la candeggina, lasciare agire per 5 minuti nel mentre iniziate a preparare il resto, perché anche tutta la rubinetteria conviene sempre che voi spruzziate e facciate agire un po' l'anticalcare in modo tale da non usarne tanto e allo stesso tempo non distruggervi la rubinetteria con questo. E quindi lì lasciare agire un po' e con lo scopino riuscire a pulire bene per evitare che all'interno del WC poi rimanga quel giallo, quello stantio che invece è tanto bruttino perché bisogna sempre lasciare i WC bianchi. Non so, spero di essermi spiegata bene. Allora, sì, quindi niente mocio, bravissimo, bravissimo Alessandra. Poi una cosa in più che io vedo che piace molto agli ospiti è mettere la linea di igiene sul WC, appunto. Ovviamente deve essere pulito bene perché sennò diventa un controsenso, ma per chi ha fatto molta attenzione alle pulizie, accogliere un ospite con la linea che garantisce l'igiene sul WC ha un altro effetto. Sei d'accordo con me, Luca? Sì, sì, assolutamente. Infatti volevo chiederti,
Cioè, una volta pulito così bene, com'è che si riesce a massimizzare questo fatto? Perché uno arriva, magari vede, è pulito, ma non si rende conto. Questa linea dà anche un messaggio importante. Ci sono altri segnali, elementi? Rispondimi anche dopo se vuoi, così finisci. Però ricordati questa domanda. Se ci sono altri modi per comunicare in maniera chiara a chi entra che è veramente pulito? Ma come dicevo, per i nostri ospiti noi mettiamo la linea di WC che quindi rende igienizzato il bagno. Puoi comunque utilizzare la candeggina, dà già quell'odore di sterilizzato che magari può non piacere, ma è una garanzia di pulizia. Un piccolo kit di cortesia, anche se non spendete tantissimi soldi, ma una saponetta e uno shampoo doccia fa sempre piacere perché c'è quell'attenzione verso l'ospite che fa la differenza rispetto a sbatterlo dentro la casa e ciao. E poi i rotoli di carta igienica, invece di prenderli normali, prenderli fascettati, ti dà la sicurezza del fatto che nessuno li ha toccati. Un piccolo accorgimento che si può fare quando il rotolo è iniziato, ma ovviamente non va buttato, è quello di strappare la prima parte, chiuderla come fosse una bustina. Se voi la puntina la bagnate leggermente, questa si attacca al rotolo di carta igienica e quindi viene il rotolo di carta igienica chiuso, che è una cosa molto carina, che fa la differenza, perché poi la differenza la fanno le attenzioni La rispetto. bagni con la lingua, no? È così. Hai Consigliato adesso. ancora una marea di domande, Ludovica. Allora, Oggi scusatemi. è un successo. Allora, aiuto che ho cliccato, niente. Ti dico Allora, io se vuoi, eravamo da dove arrivati. arrivati allora? Allora, parliamo di vapore che ci sono molti che chiedono. Il vapore è un ottimo rimedio per igienizzare, ossia sui tessuti sicuramente abbatte alcuni batteri, ma non più tardi di stamattina parlavo con il mio fornitore di biancheria, perché appunto chiedevo anche a lui dei consigli sui tessuti, e non è detto che tutti i batteri e i virus muoiano ad alte temperature. Quindi, infatti, per dire, loro trattano in due maniere durante il lavaggio tutti i tessuti. Sicuramente il vapore, uno, aiuta tantissimo ad abbattere l'80% di quello che c'è nell'ambiente. Io consiglierei comunque in bagno di utilizzare sempre la candeggina e non solo il vapore. Se lascio Moccio a disposizione degli ospiti per le mie emergenze, sì, ma potete lasciare lo scopone in casa e uno straccio in più, in modo tale che oltretutto è anche meno dispendioso, perché considerate che poi a cambiare gli stracci con 0,50 centesimi si trovano gli stracci, poi li portate a casa e li potete lavare e disinfettare. E ne approfitto, Ludovica, io metto un po' il mio feedback di cliente. Tante volte, anche in appartamenti molto belli, lo straccio o spesso la spazzola, come si chiama, la spugnetta per lavare i piatti è usata, si vede che è un po' sporca. A casa non è che la butti via ogni volta, però è veramente brutto arrivare in un appartamento e vedere una spugnetta un po' Allora, sporca. per dire, noi agli ospiti lasciamo un kit, oltre il kit di cortesia, dove all'interno c'è una monodose o comunque una piccola dose di sapone per piatti, 2 o 3 capsule di caffè in base a quanto restano e una spugna per piatti tutte le volte che entrano. Nuova, Sì. nuova. Si possono lavare in lavastoviglie le spugne per i piatti? Lo fa mia moglie, per cui mi domando se. Devo dirti che non l'ho mai sentito. In realtà noi poi le buttiamo in candeggina e magari le riutilizziamo per altro, quelli che non so, cerchiamo anche di evitare gli sprechi, però effettivamente in un appartamento dove magari l'ospite ha speso abbastanza, eccetera, fargli trovare la spugna mezza morta, eviterei. Terribile, no? È una cosa terribile. Vai, vai. Poi, allora. Non sono d'accordo sull'ANDC. Sì, è anche vero. Un po', è vero, fa un po' albergo vecchio stile. Poi Assolutamente, dipende dalla persona.
Poi è libero nel senso di fare un po' cosa crede meglio. La cosa importante è che il WC sia pulito, poi diciamo che quelle sono piccole cose che possono piacere o meno. Su gruppo installato un mese fa l'anticalcare ha rovinato tutta la. Sì, il problema dell'anticalcare è il fatto che va usato veramente poco, nel senso che per dire, noi utilizziamo dei prodotti alberghieri con macchinari che diluiscono automaticamente e quindi garantiscono il fatto che non roviniamo le rubinetterie. Chi usa il classico Via Cale, eccetera, dovete veramente usarne poco e fare in modo che questo agisca, quindi metterne poco e lasciare 2 o 3 minuti. Non c'è bisogno poi neanche di grattare, ma con una passata di spugna vanno via tutto. Potete anche provare col limone. Il limone ha il suo acido citrico e un ottimo anticalcare naturale. Certo è che ci va un pochino di più e bisogna lasciarlo agire di più. Io cambio scopino ogni. Allora, Un po' uno spreco, no? top, nel senso che sei bravissimo, però in realtà se tu lo pulisci sempre finché è pulito, non c'è bisogno, ecco, soprattutto magari se sono quelli di plastica, evitiamo di utilizzare plastica. Allora, qua invece tipo sulle navi da crociera. Non si capisce relativa a che domanda. Non si capisce la domanda, Graziella, a cosa ti riferivi? Allora, che cosa ne pensi di quegli appartamenti che producono ozono? Su questa cosa ci sarebbe da fare un webinar, diciamo, solo per questo, perché in realtà gli apparecchi che producono ozono garantiscono, e quindi sono presidio medico, è vero, ma solo per quegli ambienti che sono sigillati. Quindi, noi in un ambiente come una casa, consideriamo che mediamente, gli infissi, eccetera, fanno passare un minimo d'aria. E quindi, adesso ci sono delle tecniche, molto diverse, e se volete poi vi giro anche un po' di link perché ne ho parlato non più tardi, di ieri con un mio fornitore, degli apparecchi che igienizzano, e sono molto smart, e quindi nel momento in cui sentono che nella casa c'è qualcuno, rilasciano una sostanza non nociva che diciamo non è un presidio medico, ma è la cosa migliore per poter abbattere il virus in diretta. L'ozono su ambienti dove passa un pochino d'aria non è garantito al 100%. Poi, Intervengo un attimo prima di dimenticare, perché ovviamente siamo entrati in un argomento tra spreco di materiali, inquinamento, eccetera, e pulizie. Quindi da una parte litri e litri di roba chimica, spugnette e scopini a go-go ad ogni cliente, dall'altro riciclo di quello che si può, però rischio di sporcizia. Io credo che ovviamente va trovato un equilibrio, però oltre a quello. A seconda dell'host, che può essere più o meno sensibile alla pulizia, più o meno sensibile allo spreco, per esempio Massimo diceva è uno spreco, è giusto. Quindi Massimo potrebbe dire io le spugnette non le cambio ogni volta, magari le metto, mi pare che accennassi alla varichina o quello che è. Massimo può nel suo annuncio scrivere il mio approccio alla pulizia è il seguente, non riciclo spesso le spugnette, però te le pulisco con la candeggina e andrà ad attirare un tipo di cliente che è più sensibile a questo. La persona che invece è l'host che è più sensibile o anche magari ha la fobia dei batteri o dei virus, dirà: no, io cambio tutto, ripitturo i muri ogni volta e lo vado a scrivere, per cui va a attirare la persona che ha lo stesso approccio. Quindi questo per dire che non c'è un approccio giusto o sbagliato, ognuno deve trovare quello che ritiene più adatto a sé e alla propria clientela, ma soprattutto adatto a sé, che si senta bene e poi va a attirare la clientela giusta e lo fa nell'annuncio aggiungendo delle descrizioni ed eventualmente anche delle foto. Non c'entrava, però ci tenevo a dirlo. Allora, intanto procediamo. Quindi,
Qui abbiamo parlato dei vari prodotti che non possono mancare in una casa, prodotti e materiali. Ecco, adesso una piccola osservazione che ho già fatto in precedenza, ma da non sottovalutare. Quindi, igienizzare, parliamo di togliere tutto lo sporco, disinfettare comporta quindi l'eliminazione di germi, virus e batteri. Quali sono i disinfettanti? I disinfettanti per eccellenza sono candeggina e alcol. Tanto è vero che oggi si parla di lavare e combattere virus con il clorurio di aiuto, e che non è nient'altro che la candeggina, mentre l'etanolo non è nient'altro che l'alcol. Poi ci sono tutta quella categoria di detergenti, che quindi sono lo sgrassatore, l'anticalcare, eccetera, che possono benissimo essere utilizzati, ma igienizzano. Detergono, non disinfettano. Aceto e bicarbonato sono ottimi detergenti, quindi per diciamo chi assolutamente condivido con chi è molto green, si possono cambiare tutti i detergenti di uso comune con aceto e bicarbonato, aggiungendo anche il limone ogni tanto. Grazie mille. Ipoclorito di sodio, non me lo ricordavo. E quindi questo è molto importante. Ora, poi magari rispondo a tutte le domande, eccetera, e vorrei solo focalizzarmi bene anche su un'altra questione, che è la biancheria. La biancheria è tutto il discorso, dei tessuti negli appartamenti, perché, noi spesso magari, perché riteniamo che sia più carino, eccetera, acquistiamo noi la biancheria per arredare le nostre camere. In realtà io quello che vi consiglio è di far lavare la propria biancheria o noleggiarla addirittura da chi lo fa di mestiere. Questo perché prima cosa, noi abbiamo delle lavatrici dove in realtà noi mettiamo lo sporco e togliamo lo sporco dallo stesso contenitore. Diversamente, il lavaggio nelle lavanderie industriali è quello che entrano da una parte e escono dall'altra. Quindi, prima cosa, evitiamo la contaminazione di virus perché vengono lavati e passano passaggio successivo dove non ci sono più virus e batteri. Vengono trattati con determinate procedure, che quindi una prima a bassa temperatura e una poi ad alta temperatura, in modo tale da uccidere virus e batteri che possono resistere a temperature diverse. E questo ci garantisce la completa igienizzazione dei tessuti. Altra cosa. So che a molti piacciono tantissimo i cuscini sui letti. Vi consiglio sempre di non metterli mai sul cuscino, ossia, noi non sappiamo i cuscini, quelli d'arredamento, che fine fanno, se vengono buttati per terra, dove sono finiti. Se volete arredare un pochino di più il letto, per favore, metteteli nel centro, mai appoggiati al cuscino, perché il cuscino è la parte più delicata dove l'ospite appoggerà la faccia e non è igienico posare una cosa che non sappiamo dove è stata messa. Volete colorare la camera, quindi con la biancheria? Comprate dei runner, ossia quelle coperte da mettere ai piedi del letto. In questo modo anche lì l'ospite non andrà a contatto con facce e il suo corpo, ma bensì ci sarà solo una parte colorata del runner ai piedi del letto. So che vanno anche molto di moda ogni tanto, diciamo, il rifare il letto con il top sheet, ossia utilizzare un lenzuolo, mettere il piumone e poi un altro lenzuolo. Questo va benissimo negli alberghi dove tutti i giorni vengono rifatti i letti. Noi dobbiamo assolutamente prediligere i sacchi piumino perché sono la cosa che garantiscono maggiormente il fatto che l'ospite non toccherà mai il piumone, che
che diversamente ogni tanto dobbiamo controllare e mandare a lavare per la sicurezza e la garanzia dell'igiene. Con la vaporella, che chiedevate prima col vapore, si può disinfettare il materasso, ad esempio. Io consiglio almeno 2 volte l'anno di farlo. Quindi, ripeto, tutto quello che sono tessuti lavabili, allora le tovaglie, il mio consiglio è toglierle e usare delle tovaglie americane di plastica o di tessuto, di materiali diversi lavabili, in modo tale che tutte le volte anche quelle lì le si possano lavare. Mettere dei copridivani sui divani in modo tale che anche quelli possano essere ricambiati, fare attenzione ai cuscini e affidarsi a chi lava la vostra biancheria in modo professionale. Ma ritengo che anche per voi sia molto meglio, nel senso che quando tutto ritornerà a girare, quando voi avete 4-5 in una settimana, è una follia pensare di lavar tutto. Condividete o no? Luca, tu mi senti ancora? Ok, Sì, io tolgo ogni tanto il mio microfono perché se faccio un rumorino viene sulla mia immagine, tranquilla. quindi io direi che spero di aver dato un'infarinatura generale di quello che noi facciamo. Se avete delle domande, sono a disposizione e quindi confrontiamoci, ecco. Ne hai tante, secondo me, ancora da fare, insomma, da rispondere. Allora, dove siamo arrivati qua? Parquet con candeggina e alcol, mi pare. Allora, come si può disinfettare il parquet? Il parquet in realtà, allora, dipende che tipo di parquet, perché i parquet trattati quindi verniciati sopra, l'alcol, un bicchierino d'alcol in un secchio di acqua si può utilizzare. Altrettanto vero, nei parquet trattati a cera, lì in realtà ogni tanto bisognerebbe trattare con la monospazzola e quindi togliere tutta la cera, lavare un pochissimo con acqua e alcol e poi rimettere la cera. Una cosa importante che forse mi sono dimenticata di dire è che lavare il pavimento non vuol dire bagnare il pavimento. In modo tale che questo per asciugarsi ci metta 5, anche già solo 5 minuti è sbagliato, nel senso che bisogna strizzare molto bene lo straccio in modo tale che si umidifichi solo il pavimento, perché ci sono oltretutto dei materiali che si rovinano con l'acqua. Faccio l'esempio della resina. La resina, se la bagniamo molto, anche se molto resistente, si rovina. Quindi consiglio sempre di strizzare molto bene il panno prima di lavare. Poi. Guarda, penso che abbiamo domande precedenti. No, c'è Antonella domanda dove lavori intanto. Allora, MADE copre oggi le città di Milano, Torino, Firenze, Cagliari e tutta la costa sud e Genova. Speriamo dopo la ripresa di tutto, di crescere ancora perché ci piacerebbe arrivare in più città. Poi. Senti, no, in realtà abbiamo domande precedenti ancora. Allora, c'è la domanda, il lisoform greggio, avevi risposto? Allora, l'isoform in realtà allora, si igienizza. In realtà consigliamo sempre di utilizzare candeggina e alcol. Poi copri materasso, Graziella dice copri materasso impermeabile da sostituire. Allora, aiutami solo, dove siamo? Parecchio su in realtà. Graziella, coprimaterassi impermeabile da sostituire e lavare ad ogni cambio. Non so se forse avevi già risposto, ma non credo. Allora, ecco, diciamo lo starter kit di quello che si può inserire oltre la biancheria. Copri cuscini. Copri materasso, assolutamente sì, consigliatissimi. Da cambiare ogni volta? No, da cambiare quando necessario, perché se l'ospite ha dormito nella sua biancheria e sotto, e quello è, diciamo, un
come si dice, un materiale di sicurezza tra quello che è il materasso e il lenzuolo. Quindi io non consiglierei di cambiarlo tutte le volte, ma quando necessario. Ok, io sono un po' perso con le domande perché il sistema mi mandava giù, pensavo mandasse su. Allora. Qui c'è Matteo che chiede materasso anche con bicarbonato, limone e sfregare con spugna da tessuti. Però Sì, diventa più abbiamo difficile. perso la connessione un secondo. Ok. Ci siamo? Sì, io ti sento. Allora, no, dicevo, sì, assolutamente, il problema è che diventa molto più lungo il procedimento di lavare il materasso con bicarbonato e limone. Passandoci sopra la vaporella, in pochi minuti fa lo stesso effetto di quel lavoro lì, ma sì, si igienizza anche così. Martina ha perso la connessione, domandava sì o no Ozono. Mi pare no, a meno che non sia un appartamento. Allora, nel senso che Ok. l'ozono, il trattamento all'ozono serve in tutti quei posti dove si riesce a pressurizzare l'ambiente, ossia non ci sia dispersione, entrata e ingresso di aria, perché se no serve fino a un certo punto. Ci sono oggi altre tipologie di trattamenti con dei macchinari che sono un po' più veloci, meno invasivi e oltretutto a fine intervento basta areare un po', mentre per l'ozono bisogna aspettare 24 ore prima di entrare nell'appartamento. Considerate però che tutti questi trattamenti, che sono presidi medici, che vengono venduti oggi anche Made li fa, non all'ozono però, garantiscono l'abbattimento dei virus per 10 giorni. Quindi ha senso ragionare se parli chiedendo all'ospite se vuole una pulizia, diciamo, più particolare, oppure ogni 10 giorni intervenire con questo tipo di Ho due procedimento. domande. Uno, cos'è la definizione di presidio medico? Allora, il presidio medico sono tutti quei macchinari certificati che garantiscono l'abbattimento dei virus. Faccio l'esempio, l'ozono una volta, forse adesso non, alcuni ospedali hanno cambiato il procedimento, ma il trattamento all'ozono è un presidio medico che può essere utilizzato per pulire le camere ospedaliere, le sale operatorie. E quindi diciamo che c'è una certificazione che voi potete anche mettere nel vostro appartamento che quell'appartamento è stato pulito con un presidio medico tale per cui vi dà la garanzia al 100%, non ve la siete inventata voi. È tipo procedura, diciamo, presidio, quindi. Perché a me viene un luogo il presidio, per cui non capivo mai cos'era sta cosa. Ok, Sì. No, no, no. Si l'altra chiama domanda. Ok, un che garantisce una cosa. l'altra domanda. Pulisci e tieni 10 giorni lontani i virus, cioè un virus non riesce ad appoggiarsi? Sì, confermo. Ah, quindi c'è una patina sopra che Sì, è un lo ammazza. trattamento tale per cui nessun virus si attacca, ma questa cosa voi la potete garantire entro 10 giorni. Quindi o lo fate poi ogni 10 giorni, o secondo me quello che noi stiamo consigliando ai nostri clienti che ci chiedono questo trattamento è piuttosto di rivenderlo. Quindi vuoi avere la garanzia del presidio medico che l'appartamento è pulito e che non si attaccheranno virus, eccetera? Sì, pulizia non straordinaria, ma cioè, pulizia Extra, straordinaria. extra. E Graziella fa notare un problema che immaginato anch'io, cioè se hai due appartamenti, tante lavanderie industriali non sono interessate a collaborare, quindi non riesci ad appoggiarti a loro. Confermi questa cosa? Allora, dipende dove sei, se riesci a dare. Ancona, Graziella. Allora, in realtà ad Ancona non so, so che in tutte le città dove noi forniamo il servizio, perché noi ci interfacciamo anche con proprietari che magari ci danno le pulizie, ma loro si gestiscono la biancheria e hanno trovato delle lavanderie che lo fanno. Piuttosto sicuramente puoi comprare la roba e lavare la tua biancheria a una lavanderia. Questo sicuramente si può Ok. fare. Costa parecchio di solito, però, no? Se hai poco giro. Sì, diciamo Ok. che non lo so né in alcune città, in altre con Certo. 10-12 euro il kit te lo.
lo vedi. Benissimo. Poi hai Antonella che chiede un contatto privato su Firenze, segnatelo, io dovrei avere la mail eventualmente se non la trovi. Intanto vi scrivo la mia mail, nel senso che resto a disposizione. Posso Ok, scrivere? scrivila pure lì. Poi Martina domanda quali macchinari al posto dell'ozono. Cioè, Martina si è persa quel pezzo, diciamo. Se puoi molto velocemente dire l'alternativa, o se no gli diciamo di guardare il video quando è pronto. Adesso non mi ricordo cosa avevi risposto prima. Allora, vi mando tutto, piuttosto vi allego perché lo stavo cercando, ma ve lo cerco e vi do l'altra procedura che a oggi risulta essere un po' più, che Ok, garantisce anche in ambienti, diciamo, non. l'alternativa migliore all'ozono. Cani, si fa una pulizia extra anti peli o non Allora, so. in realtà cani, il concetto è, i cani, in teoria Cani, noi non gatti. potremmo, allora io ho 3 cani, li adoro e non vorrei essere fraintesa, ma se noi mettiamo a disposizione il nostro appartamento a terzi, io vi consiglio fortemente di evitare di accettarli, nel senso che il rischio è che poi se c'è qualcuno allergico, un pelo può far rischiare la vita dell'allergico. Questo è Un pelo. un pelo, perché se uno è allergico sta male, o comunque non rischia la vita, ma sta male. E il trattamento antiallergico comunque non è al 100%, dici, no? E, o uno fa quindi quel trattamento particolare all'ozono o con il nuovo metodo, che ora vi chiedo scusa, ma ripeto, io. O poi il mio responsabile che si occupa più della parte tecnica vera e propria, che vi condividerò, e allora con quello voi state certi che non succede niente. Diversamente, il rischio è che l'ospite possa star male. Ok. Ornella pulisce il materasso col battimaterasso della Hoover che aspira parecchio e ha una luce che igienizza. La luce che igienizza, non lo so, non avevo, devo dire che sto imparando una cosa nuova perché non ero a conoscenza della luce, ma sicuramente anche solo battendo il materasso toglie un po' di acari, perché gli acari sono quello che poi è il rischio di chi soffre di allergie. Ok, domanda Alessandro in cosa consisterebbe il trattamento dell'ozono, da un punto di vista tecnico, immagino. In realtà Allora. non lo so neanch'io, cos'è? Butti ozono nell'aria, l'ozono uccide, Sì, cosa fa l'ozono? dovrebbe esserci un macchina, anche qui ragazzi vi mando poi tutti delle schede tecniche, chiedo Ok. al responsabile. Dovrebbe consistere nel fatto che un macchinario produce, cioè una sorta di aerosol con ozono o con altri materiali nel caso non sia dell'ozono, in modo tale che questo si appoggi sulle superfici, quindi garantisce comunque l'igienizzazione di tessuti e superfici, e crei una sorta di strato che poi via via sparisce, e quindi dopo un tot di giorni non garantisce più il fatto che il virus non si attacchi. Però ripeto, questa cosa qua, se vi interessa, ve la giro e vi faccio dare tutte le Ok. informazioni da chi è più competente di me. Dicono comunque al di là della pulizia, l'ozono toglie anche odori di fumo, muffo, eccetera, quindi può avere senso averlo in ogni caso, no? Un macchinario. Assolutamente sì. Un altro buon consiglio per togliere l'odore di fumo o puzza è far bollire l'aceto. Ok, bollire d'aceto. Okay. Dice Graziella, se accolgo cani dovrei metterlo in chiaro. Secondo me assolutamente sì. Perché sì, a parte che l'avrai già dichiarato nell'annuncio che accetti animali, però so di persone che fanno accettano animali e dicono: se vuoi l'animale, paghi 30 euro in più di antiallergico, e così chi legge e non ha animali sa che comunque dovrebbe trovarlo abbastanza pulito. Poi. Anzi, scusami, magari chi non è allergico e non vuole andare in una casa con peli,
va tranquillo. L'allergico farà un po' più attenzione, insomma. Comunque sì, comunicarlo assolutamente. Adolfo, Ok. ti ringrazio. Sì, è vero. Ecco, tra l'altro prendo spunto perché il problema del trattamento all'ozono, me lo ricordo perché me l'ha detto il mio responsabile, il rischio è l'ossidazione, quindi occhio a tutti i materiali. Perché non so che ha dei problemi, nel senso che infatti in un ufficio dove l'avevano fatto avevano poi riscontrato dei problemi con i PC perché gli avevano ossidato tutti i materiali. Ma... Ok, va bene, domande sono finite, però ne ho ancora io. C'è ancora un po' di tempo? Sì. C'era un commento iniziale di Andiamo a vedere. Gianfranco. Vediamo se è già andato via, va a Grazie. salutare Gianfranco, che in Puglia ci sono 21 gradi e come dicono la temperatura di 26 gradi dovrebbe aiutarci a sconfiggere il virus. No, Allora, no, nel no, no, senso che forse, non però lo no. sappiamo ancora come si comporta questo tipo di virus. Sappiamo che il coronavirus SARS viveva benissimo a temperature di 20 gradi. E in umidità. Ci sono dei virus che sopravvivono anche ad alte temperature, anzi, diciamo, stanno ancora meglio. Quindi in realtà quello che noi possiamo fare oggi su questi dati un po' più scientifici è aspettare che possano iniziare le ricerche non appena sappiano qualcosa, perché poi il vero problema, come dicevi prima tu, è che noi non conosciamo questo virus ed è per quello che ci fa anche così tanta paura. Sì, diciamo che ad oggi è una speranza questa, non è una garanzia del calore o del sole, eccetera. E noi nel documento che adesso vi ho appena rilinkato affrontiamo questo argomento e al momento la posizione è no, non c'è nulla che provi che il calore ci risolverà il problema, purtroppo. Eppure ci stavo per dire anche io di Singapore fa caldo, però anche lì è circolato. Quindi. Dicevi Ludovica che il virus che sta sulle superfici dipende anche dalla superficie stessa, quindi superficie organica potrebbe far vivere il virus molto di più. Piante, foglie, terra, ovviamente suppongo che non si sappia, però potrebbe aumentare la vita del virus, giusto? Sì, perché comunque sia si parla di materiale organico e quindi soprattutto il terreno potrebbe essere un luogo dove il virus possa sopravvivere di più. Quindi cosa bisogna fare? Anche quando tocchiamo le piante e la terra, uno, lavarsi le mani e due, utilizzare sempre i guanti. Perché vorrei specificare che sì, il virus vive sulle superfici, ma dalle superfici non salta. Quindi voglio dire, a meno che non tocchiamo il materiale, non possiamo infettare. Questo è sicuro al 100%, nel senso che noi non è che se ci mettiamo vicino a un materiale respirando succede qualcosa, perché il virus non salta. Noi Però al magari muovendosi, appoggi un libro, appoggi una borsa, magari si alza, non si sa in realtà, no? Il contatto, perché sicuramente tu lo toccherai quel materiale, è lì che No, dobbiamo metti che stare. metto la borsa sul tavolo e salta sul virus, non sappiamo in realtà. Tu toccherai la borsa, sì. No, proprio perché salta nell'aria, perché questo virus gira nell'aria, quello è il problema. Non darei per scontato che non possa succedere anche che tu hai una superficie infetta, non la tocchi, ma appoggiandoci sopra qualcosa sposti l'aria e questo vola perché non pesa, insomma, non credo ci siano studi a riguardo al momento, Non ecco, credo, però solo potremmo questo. chiedere a qualcuno che ci possa Sì, rispondere. diciamo conviene pulire, dai, farlo fuori sto cavolo di virus, non ci pensiamo più, no? Più Questo sì, che Luca, a prescindere anche da quando sì. a breve sconfiggeremo questo virus. Sì. Pulire è necessario. Senti, te l'avevo già accennato prima, non mi ricordo neanche se abbiamo approfondito, però sì, l'abbiamo accennato. No, no, batte tutte gli odori, quindi sì.
Ah, ok, una domanda di Massimo. No, ci tengo, cioè io pulisco bene oppure faccio pulire bene a te, poi vorrei comunicare molto bene questa cosa al cliente, no? Quindi posso aggiungere nel mio annuncio una sezione, un paragrafo, pulizia certificata secondo... Ci sono degli standard che posso richiamare? Perché dire pulisco bene non vuol dire niente. Dire Allora, pulisco secondo standard ISO 2023. E roba del genere, oppure pulisco con azienda che è certificata. C'è un modo per comunicare nell'annuncio che pulisco bene? dunque, in realtà per comunicare che pulisci bene ad oggi esistono solo le recensioni, nel senso che guardando Ok. le recensioni tu Sì. sei a conoscenza del fatto di com'è la situazione nell'alloggio. Ti interrompo. Qualche recensione è? Diciamo Airbnb o Booking, quindi 5 o 10, qual è il valore che a te personalmente dà tranquillità quando vai a prenotare un posto? Ma Cioè, che allora, numero cerchi? tolleranza 4,8 perché a volte diciamo che la media delle cose che sto parlando di Airbnb, 4,8 inizia a diventare diciamo discreto, ma consapevole del fatto che come tutti sanno, poi il problema è che magari una recensione di qualcuno che ti ha ammazzato totalmente perché Chiaro. ha deciso così ti distrugge e quindi dal 4,8 o 9,5 su Booking, secondo me le pulizie iniziano a essere fatte in modo professionale. Ok, io più o meno su questi numeri qua, ovviamente non guardo la media, ma guardo le recensioni se si può, cioè se vedo tanti 5, poi un 3, vabbè, quel 3 va bene, non lo conto neanche. Però guardo anche cosa dicono del proprietario, perché se dicono che è molto simpatico, molto disponibile, eccetera, io so che quella cosa lì ha sicuramente aiutato a perdonarlo per la pulizia. E spesso mi è capitato posti con ottime recensioni, puliti molto male, dove il proprietario era il simpaticone di turno. Quindi sto molto attento ai simpaticoni. Ma poi guarda, secondo me le cose importanti che non sono tollerabili, infatti vedo Massimo che dice il principale problema è trovare operatori che puliscono. Sì, ti do ragione, nel senso che anche noi nella nostra esperienza e quando cerchiamo del personale, già lo ricerchiamo con almeno 3 anni in cameriere ai piani. Di un minimo di hotel da 4 stelle. Detto ciò, poi abbiamo co dovuto costruire un'app dove loro devono seguire delle procedure e inserire delle foto che non possono essere fatte se non durante il momento in cui loro puliscono, perché per me, per dire, non è tollerabile il pelo. Allora, in quante case voi siete entrati e in bagno nessuno ha smontato come si chiama, lo scarico della doccia, quindi pulito solo in superficie, ma nessuno è andato a togliere lo scarico e a pulire quello. Perché io non posso tollerare minimamente di entrare in un posto e trovare dei peli degli altri. Chiaro. Perché Sì, il primo è cosa? Massimo dice il problema principale è trovare operatori che puliscono o non puliscono. È vero, è colpa anche nostra, perché partiamo dal presupposto che chi pulisce gli devi dare il minimo possibile e deve pulire bene. Va messo al centro chi pulisce, va pagato bene. Noi abbiamo fatto anche un esperimento in cui dicevamo, la pulizia sono, non so, 50 euro. Però hai un bonus se le recensioni sono sempre 5 e questo ha, come dire, hai messo, insomma, ha funzionato. Poi, cioè, dobbiamo mettere al centro le pulizie, non possiamo più pensare che paghi qualcosa a una persona e ti pulisce bene. Pulire non è facile, richiede competenza, richiede tempo, richiede voglia e soprattutto una cosa che io ho imparato. E se una persona pulisce male la prima volta non c'è modo di salvarla, vuol dire che non ha l'occhio, non ha la sensibilità, quindi non riesci a prendere una persona che pulisce da 4 e portarla a 5, non c'è verso. Ci vuole la gente maniaca, quelli bravi ci vogliono, ma vanno Sì, pagati bene, se una persona è brava a pulire e ci tiene e trova la situazione particolare e ti perde mezz'ora in più a pulire, te la devi tenere stretta, la devi pagare di più, c'è poco da fare, secondo me.
Cioè, ci lamentiamo che la gente pulisce male e poi gli diamo il minimo possibile. Questo è diciamo, il problema alla base, secondo me. Sì, assolutamente. Poi, ecco. Allora, abbiamo perso Ludovica, adesso forse riappare. Io non vi posso rispondere alle domande che fate. Ok. No, niente, purtroppo. Ora Simone dice una costante delle prese di pulizia, una curva tendente al basso, sono d'accordo con Ornella. Ornella cosa diceva? Aspetta che scrivo velocemente a Ludovica, vediamo se riappassa. Le devo ridare i permessi. No, aspetta che magari la becchiamo. Scusate un attimo, è andato tutto molto bene. Vediamo se è apparsa. Scrivete pure domande se volete. Ah, tornata. Ok, perfetto. Adesso ti ridò i poteri magici. Vediamo se riesco. Ludovica Fusca, eccola qua, trovata. Eccoti. Dovresti riapparire. Ecco. Vai, vai. Sì, tranquilla. Scusate, sono sparita, mi si era spento tutto, non so per quale motivo. No, Capita. quindi dicevo, sì, concordo anche con Renata, che dice, danno pochissimo tempo e molte risorse vengono pagate, per, diciamo, 20 minuti un appartamento o un bungalow, comunque, quadri da 60 metri quadri. Non è possibile. Io quello che consiglio sempre, ripeto, noi lo facciamo con passione e cuore, ma non vorrei passasse solo il messaggio di propaganda di mail, ma in generale per pulire bene ci va tempo. Allora, sicuramente una risorsa che ha le nozioni, la conoscenza e la formazione ci mette di meno, ma non può pulire in 20 minuti. Perché? Perché per controllare tutto, perché noi nelle nostre case dobbiamo aprire tutti gli armadi della cucina per controllare che tutti i bicchieri siano puliti, che tutti i piatti siano puliti, che tutte le pentole siano pulite. Non possiamo permetterci che l'ospite prenda una pentola sporca anche se messa a posto. Quindi è vero che magari ci va più tempo e quindi magari si spende qualcosa in più. Però ricordiamoci che oggi la forbice di quello che è il mercato extraalberghiero è che si salverà chi offre sempre più servizi professionali e chiede anche, diciamo, per soggiorni, diciamo, una spesa maggiore rispetto alla media, ma tanto è quello che si salverà. Ci sono. Allora, maniglie cromate su superfici delicate come marmo. Allora, occhio a non mettere nessun tipo di detergente o cosa se non l'alcol, pochissimo alcol. Soprattutto nel marmo, non so se vi capita mai, come anche nelle mattonelle di, cioè, come si chiama adesso quello che va di moda? Mi viene la ceramica, ma non è la ceramica. Comunque, in generale, ci sono delle pavimentazioni che a furia di usare prodotti profumati, detergenti normali, vi creano tutto un alone. Quindi, bravissima, la cementina. La cementina, ad esempio, deve essere lavata solo e esclusivamente con acqua, non assolutamente non mettere nient'altro sulla cementina, se no poi c'è da fare il trattamento con l'acido. Quindi mi raccomando, un goccino di alcol nel dubbio è la cosa che rovina meno i materiali. Bene, allora io faccio una domanda un po' laterale. Negli approvvigionamenti che tu immagino faccia in maniera costante, quando compri i materiali, hai notato
Cambi di prezzi, hai notato un po' meno di magazzino o attese più lunghe? Oggi Ultimamente? nel mio rifornimento, Sì. allora, in realtà ho avuto la fortuna di fare un grande ordine prima di questo periodo su le cose, diciamo, di beni necessari. Però vi confermo assolutamente che mi ha chiamato un fornitore che aveva spedito che ha ritardato di 3-4 giorni la spedizione di carta igienica. Quindi, Vabbè, carta igienica se la stanno rubando in Australia. No, lo domando perché c'è un rischio latente, oddio, c'è un rischio oggettivo che comincino a mancare o avere grossi ritardi alcune cose fatte in Cina, perché la Cina si è fermata e sta riprendendo piano piano adesso. Quindi io farei una spesa un po' più consistente di prodotti per la pulizia, perché se poi riparte il mercato e arrivano i clienti e tutto, ci troviamo senza alcune cose per pulire, abbiamo un problema prolungato, insomma, quindi un po' più di spesa, secondo me. E questo perché ho studiato anche questo aspetto e in realtà ci possiamo aspettare problematiche da questo punto di vista, non solo pulizia, ma in generale, insomma. allora, Non... anticalcare per i bollitori e macchine del caffè? Assolutamente no. Usare l'aceto, perché l'anticalcare è comunque un prodotto nocivo e metterlo nel bollitore il rischio è che poi se non lo puliamo bene facciamo dei danni ai nostri ospiti. O bicarbonato, fai bollire il bicarbonato, è la stessa cosa. Oppure l'aceto. Bene. Scusami se ti ho interrotto, ho letto la No, no, domanda. no, hai fatto bene. Sto vedendo che stanno scrivendo ancora, quindi aspettiamo un attimo, se hai un attimo di pazienza. Allora, usando l'aceto, no, perché l'aceto quando bolle o comunque quando lo utilizziamo, sì, abbiamo quell'odore che magari può essere sgradevole. Successivamente è uno di quei prodotti che abbatte gli altri odori, quindi non avrai odori né profumo né odore. È volatile. Però è Ok. Bene, io chiuderei qua. Abbiamo fatto un'ora e 20. Fantastico, grazie. Allora, questo video verrà registrato. Bravissima Martina, stavo per dirlo. Lo troverete registrato nella pagina dedicata al coronavirus, che spero prima possibile di distruggere. Se non siete iscritti alla siete tutti iscritti ovviamente alla mailing list, quindi vi arriverà una mail probabilmente. Vi ricordo il sito di Ludovica, vi rimetto il link, Made for a Day. E vi ricordo domani il webinar su appartamenti e camere di albergo per smart worker, quindi quelli che stanno impazzendo con i bambini a casa e vogliono un posto. È un mercato che sta spuntando fuori e domani ne parliamo. Vi ricordo anche il mio corso sui nomadi digitali, dateci un'occhiata perché è in offerta fino al 15, per anche qui riciclarsi un po', visto che i turisti per un po' non li possiamo più vedere. E basta, io direi è tutto, grazie a tutti, è stato uno dei webinar più interessanti, forse perché non parlavo solo io. E quindi ti ringrazio ancora Ludovica perché ci hai dato modo di guardare avanti, insomma, di cominciare a lavorare al post. E grazie di nuovo. Grazie a tutti per aver partecipato. Grazie mille della fortuna. E pulite le case, mi raccomando. Ciao. Ciao Ciao. a tutti.